Dai. Allora, fregnacce oggi proprio mi ispirano. Alla sabinese, piatto tipico. Allora, ingredienti velocemente: passati di pomodoro, pelati, olive, prezzemolo, pecorino, funghi misti, porcini, galletti e chiodini, pecorino che non manca mai, e poi per la pasta la farina 00, le uova, una polvere di prezzemolo e una polvere di peperoncino, così Evelina è contenta. Poi ti spiego perché. Poi mi spiego perché metterai meno sale. No. Tu dico dopo, dai. Me lo dici dopo, Non diciamo niente. Facciamo un soffritto leggero. Ok. Perché è leggero? Perché è leggero? Mentalmente, perché poi in realtà... Mentalmente leggero. Ma tu vai in Sabina qualche volta? Sì, io ho casa là, quindi frequento molto ecco quel territorio. Allora, due spicchi d'aglio, peperoncino e ci andiamo a tagliare i funghi. Dicono che ci sono delle bellissime donne in Sabina, sono famoso per la bellezza. Tu hai tua moglie, quindi guai che poi è pure gelosa. Io non vedo, Antonella. Mi ricordo quando ti ha fatto dormire nella tenda fuori. Quindi... Ti ricordi che esperienza? Ma che esperienza, Io sai che poi sbagli i nomi, mi confondo, quindi sto zitta perché non vorrei mai... L'avevi chiamata Nadia. L'avevo chiamata Nadia. E da quel giorno tutte le Nadie d'Italia mi hanno chiamato. Ecco, adesso l'hai detto tu però, Ti sei messo nei casini da solo. Allora, funghi più piccoli li lasciamo interi, quindi galletti e chiodini interi. Il porcino invece l'ho fatto a pezzettini. Ma con tutta sta pioggia qui però i funghi non ci sono ancora, Mezzone non ci sono, vero Fulvio? Tu neanche, Pochi. È andato sabato. Aggiungiamo i gambi del prezzemolo. Gambi del prezzemolo. Che ci ha lasciato Federico. Ecco, quindi gli avanzi di Federico. Sale e pepe. Sale e pepe e via. Facciamo partire il nostro soffrittino. Con i funghi. Adesso facciamo una magia. Una fontana. Dai. Tu devi sapere, Antone, io non so se sono l'unico ragazzino che a Roma è cresciuto a vedere fontane. Iniziando da quella di Trevi, perché ti portano in gita scolastica. Ho iniziato con le fontane che faceva nonna con la farina. Quindi. Ah, le fontane quelle! Vedi, pensavo a Roma, ho detto le grandi fontane. La mia infanzia non è stata facile, quindi la prima fontana che ho visto da ragazzino era questa, farina e uova. Esatto. Poi la seconda fontana era quando uscivo con mio nonno. Noi avevamo due tappe, una erano i cantieri e l'altra erano le fontane per Roma. Quindi, certo. Nella mia piccola infanzia sono cresciuto così. Però questa è magia pura. Questa è magia, allora, perché tu ogni volta che fai la fontana, vedi, ti ricordi tuo nonno e tua nonna. Esatto. E questa è una cosa bellissima. Eppure qualche cantiere, sai? No, e qualche cantiere, perché nonno cosa faceva? Ma no, lui stava in pensione, io non so, quando non andava a scuola, che ogni tanto stavo male, avevo febbre, così. Sai, con i nonni è facile. Mi portava in giro, quindi ho visto quasi tutte le fontane di Roma. Adesso... E anche i cantieri. Invece mio papà mi portava, ad esempio, sui treni, perché è l'unico modo per farmi star zitta. Vabbè, ognuno ha i suoi. Quindi non lo so. E ognuno ha le sue storie della sua infanzia. Avevate l'abbonamento. Avevamo l'abbonamento, sì. Forse volevano che facessi ingegnere, non lo so. Non lo so. Comunque, perché ho detto la polvere di prezzemolo per Evelina? Perché alleggerisce il piatto, lo rinfresca. Come la facciamo questa? Mettendo in forno o al forno a microonde, il forno a microonde è più veloce, il prezzemolo, per 3-4 minuti. Quindi renderemo la pasta verde. Verde. Il peperoncino perché ci aiuta a digerire. Certo, perché no, poi da... Un bel po', abbondante. Vedo. Nella ricetta originale, diciamolo, se no non mi fanno entrare più in Sabina, non c'è questa, è soltanto uova e farina, quindi una pasta gialla. Io l'ho un attimino reinterpretata. Vabbè, lui ci ha messo un po' di Roma. Esatto. Andiamo con le mani. E un po' di fontane dei nonni. Qui c'è tutto. Certo che comunque, no, anche vivere a Roma, uno ti porta a vedere, dice, facciamo un giro, insomma, è sempre un bel vedere, c'è sempre da imparare, è una città dove tu, ogni angolo, c'è la storia. C'è tanta storia. Quindi adesso stai... Impastando, non aggiungo sale, vedi, non c'è olio, quindi sarà contenta la mia Evelina, adorata. Esatto, meno male che non eri in centro a Roma sabato, perché... No, era al lavoro. Cioè, meno male, perché insomma... Allora, facciamo un po' di pulizia. Allora, la pasta andrebbe fatta riposare un pochino in frigorifero, no? Come sempre. Usiamo il lavandino? Cioè... Ecco, io devo... Tu spiegami la motivazione per cui la pasta deve riposare. Deve riposare perché si deve un pochino ammorbidire. Adesso è un pochino dura, no? Quindi farei fatica a stenderla. Facendola riposare in frigo, gli do la possibilità, insomma, di farla compattare un pochino. No, è importante perché mia figlia me lo chiede ogni volta, perché lei vuole far la pasta e usarla perché subito. Perché si attiva il glutine e quindi diventa elastica. Quindi deve diventare quindi, più elastica. E perde quella elasticità data con l'impasto. Che invece è importante. Allora, quindi noi infatti bene, ce l'abbiamo. Lasciamo riposare. Adesso che sta andando,
i nostri funghi si stanno rosolando. Ah, vedi, mettiamo aggiungo il sugo di pomodoro. La passata. E poi i nostri pelati. Perché metti sia la passata che i pelati? La passata è liquida, il pelato dà un po' di consistenza, a me piace masticare, quindi ci sta bene. Se avessi avuto i pomodori freschi avresti messo un po' esatto, di pomodori. Certo, certo. Li sfragno sempre, come dico io. Bravo. Sfragna. Sfragno. Sfragna. Comunque li rompe, è di una comodità incredibile. Facciamo andare, aggiungiamo anche le olive denocciolate nere. Mi raccomando, senza nocciolo, sennò poso dolori. Sì, esatto, magari comprate... Oppure avvertite, se mettete quelle con nocciolo, dite... No. E adesso leviamo un pochino di cose e ci tiriamo la pasta. Che abbiamo già pronta, chiaramente. Vuoi quella un po'... È da questa mattina, dai, Antonella, che io sto... Puoi usare anche questa qua. Ah, no, questa... Vabbè, usiamo quella, dai, è meglio. Questa hai detto che la facevi è riposare. Riposata. Questa vedi un po' più riposata. È da questa mattina presto che sto a fare fregnacce. Sto a fare fregnacce. Nel senso buono, ovviamente. No, appunto, è un modo di dire, un modo di chiamarla pasta. C'è sempre qualcuno che a casa mi vede e dice, che hai fatto? Che hai fatto, fregnacce? Che sei andata a fare a Milano? Allora. Ma tua moglie ti vede tutti, quando sei qui ti vede sempre no, o no? In realtà ha quella caratteristica che ogni volta io la chiamo e dico guarda io tra un po' vado in trasmissione, ma io sto al centro commerciale, quindi sarà una coincidenza. Sarà una coincidenza. Quindi non ha mai visto una mia puntata. Ah, ecco, quindi si chiama centro commerciale adesso? Sì. Ah, ecco. È proprio una patita del centro commerciale. Io insomma indagherei un po', questa sarà del centro commerciale. E che devo fare? Meglio centro commerciale che Gianmaria. Gianmaria. Gianmaria però ci vorrebbe, esatto, ci vorrebbe un amico, attenzione. Ci conosciamo a vicenda. Allora, tiriamo bene la pasta. Mi raccomando, lo spessore fatelo un pochino spesso, quindi bello erto, non troppo fino. Passiamo un'altra volta. Hai mai mangiato sto piatto? No, sai che non l'ho mai mangiato, ste fregnacce così sabinesi. Adesso voglio provarlo. E oggi sarà la tua prima volta. Sarà la allora, mia prima. C'è sempre una prima volta. Mi raccomando, una volta che tirate la pasta, fatela riposare un pochino, così si secca e si taglia meglio. L'andiamo a rotolare in classico modo delle fettuccine o dei tonnarelli, quello che volete voi. Il taglio però... È qua che sta la fregnaccia, sennò... Allora, il primo è dritto, il secondo è così, e poi dritto, poi così, poi così, poi così. Facile. Ah, quindi a rombetti, a triangolini. Esatto, è una sorta di fettuccina lunga, però fatta un po' così, zig e zag. Zig e zag. Allora, spingiamo tutto. Una fettuccina zig e zag. Mettiamo le nostre fregnacce verdi. Quelle che ho preparato oggi. Ricordiamo che in Sabina sono rigorosamente invece solo uova e farina, sì, però sì, noi sì, le abbiamo fatte verdi così perché ci piaceva colorare. Il sugo più o meno è questo, sempre con le olive, i funghi, il prezzemolo. Olive, funghi, prezzemolo e quindi già anche il sugo va copiato. Bello piccante. Bello piccante. Lui ha messo tanto peperoncino, quello ci va. Naturalmente deve cuocere il sugo un bel deve po'. Cuocere almeno 40 minuti, quindi la consistenza, vedi, è questa. Che meraviglia, bello, vedete? Corposo. Se affacci qua, senti Roma, tutta se la Sabina, tutto. Qua, sento tutta tutto la Sabina, Roma, lì. Anche per tutta la storia qua c'è Stefania, guarda che meraviglia. Comunque, Stefania, vieni dentro qua, guarda che roba. Ecco, io se fossi a casa adesso, con la fame che ho, che sono luna, mi ci tufferei dentro nel televisore, capito? Guarda che meraviglia. Altro che piscina. Davvero. Allora, facciamo così, come facevano una volta, l'impiattamento... Sì? Prima non si ripassava, no? No, prima non si ripassava, adesso invece è... Facciamo questo, la mettiamo. Pecorino rigorosamente, siamo in Sabina, quindi sotto. Mettiamo sotto un bel po' di sugo. Ok. Poi le nostre fregnacce che hanno proprio una cottura e pasta fresca. So. Sì, quant'è? Pochi tre minuti, quattro pochissimo, minuti. Guarda. Poi se vi piace al dente ancora meno. Scoliamola bene. Alla vecchia. Alla vecchia, come piace così a me, io la butto su così. Poi, secondo me, un sandwich potrebbe essere pecorino. Ah! No? Sì, non tanto. No, no, giusto un po', eh. Giusto. E poi ci e mettiamo altro su. Sugo sopra. E che giornata passerete con queste fregnacce. Benvenuti in paradiso! Con Simone Buzzi e le fregnacce alla Sabinese! Mettiamo un altro po' di pecorino e sia. Prezzemolo, peperoncino no, che però. Che rinfresca. E ecco sia, qua. Ed è bravo. Così. Allora, bravo.